Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, oggi ricominciamo a parlare di storia, ma partiamo dall'inizio. E quindi oggi parleremo di che cos'è la storia. Allora, partiamo proprio dalle origini. A cosa serve studiare la storia? Che è una delle domande più frequenti. Ma perché devo fare questa storia? Perché? Perché se impariamo a conoscere il nostro passato, sarà più facile riconoscere il presente e soprattutto migliorare il nostro futuro. Allora, la storia non fa altro che ricostruire gli avvenimenti passati. Quindi, ricostruendo gli avvenimenti passati, ritorna chiaro, no? Noi impariamo a capire perché oggi viviamo una determinata realtà e cosa possiamo fare per migliorare il nostro futuro, così come accade nella vita. Allora, se guardiamo le fotografie di quando eravamo piccoli, di quando, insomma, appena nati, possiamo anche riconoscere la nostra famiglia, in questa famiglia i cambiamenti che ci sono stati e possiamo fare anche altro per migliorare il nostro futuro. Ecco, a questa è la funzione della storia, ricordare le nostre radici. La storia riporta dati e date e luoghi precisi per ricostruire i fatti. Allora, di cosa si avvale però la storia per ricostruire i fatti? Delle fonti. Cosa sono le fonti? Sono, diciamo, delle tra virgolette possiamo dire delle prove di quello che è accaduto. Le fonti possono essere di diverso tipo. Le prime sono le fonti scritte, e quindi i diari, gli archivi, le lettere, le poesie, quindi tutto quello che ritroviamo scritto del passato. Secondo tipo di fonti sono quelle materiali, e quindi per esempio gli oggetti, le statue, le armi. Quindi ad esempio dagli oggetti noi capiamo come è cambiato l'artigianato negli anni, come sono cambiate le armi medievali, le armi della preistoria rispetto ad oggi. Queste sono appunto le fonti materiali, quindi proprio l'oggetto. Poi ci sono le fonti iconografiche, quindi dipinti, fotografie e ritratti. Iconografia vuol dire immagine, da immagine, no? Quindi le fonti che si avvalgono delle immagini. Quindi che cosa ne fa parte? I dipinti, le fotografie, i ritratti. E poi ci sono le fonti orali, che sono i racconti, le registrazioni, i filmati. Ecco, tutto insieme, queste sono appunto le fonti. Però chi è che studia queste fonti per ricostruire la storia? Diversi studiosi, vari tipi di studiosi. Perché? Perché uno studioso deve saper riconoscere nella fonte l'informazione importante. E allora, quali sono gli studiosi che si occupano della storia e ricostruiscono tramite le fonti? C'è l'archeologo, che è lo studioso che si occupa della ricerca delle fonti, il topografo che invece ricostruisce le strade, le mappe, il numismatico che invece è uno studioso delle monete, delle varie monete, e il paleontologo che studia gli esseri viventi del passato, e poi c'è l'antropologo che studia il comportamento umano. Allora ragazzi, bimbi, amici, cari piccoli amici, quello che ho appena detto lo trovate in una mappa concettuale che è al di sotto di questo video. Come ho spesso ripetuto, i miei video e le mappe sono strutturate per ragazzi con disturbi di apprendimento, quindi troverete insieme alla mappa anche un audio che vi aiuta nella prima lettura. Io spero di essere stata chiara. Potete riascoltare il video più volte aiutandovi con la mappa che scaricherete al di sotto di questo video. La mappa è molto semplice, ma questo vuol dire che, volendo, potete sottolineare le parole che voi ritenete più importanti, ritagliare solo i trafiletti che voi ritenete, insomma, da dover magari incollare sul quaderno e lavorarci come secondo voi è più comodo, perché come dico sempre è la mappa che si deve adattare a noi e non viceversa. Quindi piccoli amici, aiutatevi con la mappa, ma che sia utile, spero di esserlo stata. Un bacio e vi aspetto alle prossime lezioni di storia. Ciao.